terminato una competizione molto difficile, molto stancante e molto bella anche. Come si ricaricano le pile in vista degli europei? Ma fortunatamente abbiamo avuto qualche giorno libero da passare a casa, insomma, abbiamo un po' ricaricato le pile, ma sinceramente questo è il bello di giocare nazionale, giocare tante competizioni importanti. Una è stata la World Cup, adesso abbiamo l'Europeo, un'altra competizione che sarà difficilissima perché ci sono naturalmente alcune delle squadre più forti del mondo. Niente, sarà un altro torneo molto duro, però noi ci teniamo particolarmente a far bene, vogliamo dimostrare che la World Cup non è stato solo un caso isolato, ma insomma è il frutto del lavoro di un gruppo che sta crescendo. Senti, il girone sarà difficile, come hai detto tu, cioè la Francia soprattutto, sì. Forse l'avversario più temibile, come lo vedi? Sì, diciamo che sulla carta la partita più difficile sarà quella con la Francia. La Francia ha dimostrato quest'estate già in World League di essere una delle squadre più forti al mondo in questo momento, gioca benissimo, grande fantasia, ma grande tecnica, però assolutamente a questi livelli non bisogna sottovalutare nessuna squadra, perché poi tutte le squadre possono metterti in difficoltà. Poi una squadra come l'Italia deve giocare tutte le partite come se fossero degli scontri diretti o delle finali, delle semifinali, insomma. Noi dobbiamo puntare a vincere tutte le partite, basta, senza guardare chi c'è di là, ma pensare soprattutto a noi stessi e far bene noi. Siete un gruppo nuovo in buona parte, con alcuni giocatori giovani e altri che sono le prime partite in azzurro, vi state trovando bene? Sì, assolutamente, in Giappone abbiamo creato veramente un gruppo molto, molto bello, molto unito, credo che si sia visto, ci sono tanti ragazzi alle prime esperienze, alcuni che fanno parte del gruppo già da un po', insomma abbiamo creato la giusta amalgama, il gruppo cresce, ci troviamo bene insieme, questo è fondamentale in uno sport di squadra se si vogliono ottenere dei risultati importanti. Senti, ultima cosa, giocare finalmente in Italia dopo tante partite all'estero, che aiuto vi può dare in questo momento? Sicuramente, immagino ci saranno insomma i palazzetti strapieni, so già che tanti biglietti sono stati venduti, cioè, quasi sold out. Quindi sicuramente giocare in casa ti dà una grossissima mano, il pubblico è dalla tua parte, poi finalmente giocherai in palazzetti pieni, come dicevo prima, perché in Giappone, a parte quando giocava il Giappone, insomma i palazzetti non erano pienissimi, è vero che erano palazzetti da 10.000 posti, quindi è difficile da riempire, però sicuramente il calore del pubblico ci potrà dare una grossissima mano. Grazie mille. Grazie a voi, crepi.